Ciao amici di Aditalia, benvenuti a casa mia. Sono Carolina Ravarini, sono fondatrice dell'omonimo brand e sono una designer di gioielli. Oggi vi farò conoscere la mia casa. La mia casa innanzitutto non ha uno stile lineare, ma uno stile composito, infatti ha dei pezzi che vanno dall'Ottocento fino ai giorni nostri. I colori della casa, come vedrete, che sono stati scelti sono il verdone ed il grigio, in quanto appunto sono i colori dell'epoca, quindi 34-35, che andavano molto di moda all'epoca della costruzione della casa. E sempre all'interno di questo primo spazio, che è appunto l'ingresso, abbiamo lo specchio a doblò, che è un pezzo a cui sono molto legata e che ricrea appunto nella prima stanza l'idea di una cabina. E dallo specchio blò si possono poi vedere i pezzi del Fornasetti, a cui anche questi sono legata particolarmente in quanto mi sono stati regalati dai miei genitori, da mio fratello e da amici nel corso del tempo. E sotto lo specchio a blò c'è una chinoiserie trovata a un mercatino, sopra cui vi sono vari pezzi, tra cui quello più secondo me divertente è una statua che sarebbe un carciofo ballerino in ceramica. Ora vi porto alla scoperta delle altre stanze. Eccoci ora nella sala. Sicuramente questo è il posto dove ho trascorso più tempo in assoluto e qui è anche il posto dove voi potrete capire un po' anche la mia personalità. Infatti entrando vediamo appunto tra le cose a cui sono più legata, che è il preilluminator di chiesa degli anni 30 che mi segue fin da quando sono piccola. Quindi ho voluto ricostruire un arco al cui interno c'è un volo di farfalle che sono in ottone del 75. E accanto a questo c'è un pezzo che sono riuscita ad accaparrarmi dopo una grande lotta, un'asta di Lucio Del Pezzo e di stampo neosurrealista. Quindi un altro elemento che vorrei farvi vedere, a cui appunto tengo tanto, è un posacenere tronco conico che mi è stato regalato da mio papà e che acquistò negli anni 90 quando fu esposto a una fiera Casa Vogue a Francoforte. E altro elemento un po' strambo della mia casa è appunto questo cavallo. Questo cavallo l'ho acquistato da un rigattiere ed è un prototipo di un'opera di un artista olandese. Quindi all'interno della sala ho voluto ricreare una nicchia. Questa nicchia contiene la sala da pranzo. Nella sala da pranzo c'è un pezzo a cui sono non legata ma di più, in quanto sono due specchi che sono stati disegnati da mio papà nel 2005 e che già all'epoca, appena li vidi, gli chiesi appunto di tenermi per la mia futura casa. E vicino a loro ci sono vari elementi a cui sono legata ma che non posso raccontarvi, se no ci vorrebbero ore. E ora vi svelerò un segreto. Aprendo la boiserie dalla sala, arriviamo al mio studio. Questo è il posto dove indubbiamente ho trascorso la maggior parte del mio tempo, lo trascorro e lo trascorrerò, in quanto è il mio studio. Qui preparo i progetti, faccio disegni, faccio modifiche, preparo anche appunto dei prototipi e queste qui appunto sono gli elementi importanti di questa stanza, in quanto sono le pinze con cui tutto ciò appunto viene fatto. E quindi questa camera vuole essere sia appunto un posto, uno studio, che invece un contenitore di idee che poi mi servono per sviluppare il mio lavoro. E a tal proposito ho riadattato dei contenitori di caramelle come contenitori di scatoline colorate, che appunto mettono ancora più allegria alla stanza. E altra cosa che ho fatto è riprendere un cassettone degli anni 50 e adattarlo appunto allo spazio, diventando così il contenitore di tutti i miei sogni diventati realtà, quindi tutti i miei prototipi. Ultima stanza che vivo tantissimo, come penso tanti di voi, è il bagno. Il mio bagno mette un sacco di allegria, secondo me, in quanto è tutto stato creato con un mosaico verde e rosso. La parte rossa è un po' una chicca, in quanto è un bagno turco che può essere anche trasformabile in doccia. A questo punto vi lascio e spero che il giro vi sia piaciuto e a presto. Ciao Aditalia!